Si riposi un momento. Ora lui penserà a Cristina. No, non ci riesco, avvocato. Ricordi che io vigilo come una sentinella in guerra. Se succede qualche cosa, mi metterò subito in contatto con Michele Cianove o con Pedro Palomino. Si fidi di me. Io ho deciso di aiutarla. Avvocato, mi perdoni per averla presa in giro tante volte. Figlia. Mi sono burlata di lei. Sono stata cattiva, lo so. Ma adesso il dolore mi ha trasformata in una donna che soffre, che ama e che non si aspetta più niente dalla vita. Ma che sfortuna! Cosa succede, madrina? Il telefono è isolato. Sofia, potresti farmi un favore? Oh, proprio adesso? Sì. Senti, va alla società dei telefoni e chiama Villa Hermosa. E vedi se riesci a sapere in che albergo è alloggiato il dottor Urquiza, in modo da portargli Alina. Va bene, ma perché tanta fretta, madrina? Sofia, un giorno perso sarebbe sempre un giorno in più di sofferenza. Ora no, non esagerare, non ne vedo il motivo. Mi dispiace, però adesso non posso andare, devo parlare con Miguel. Miguel può aspettare, Sofia. È lì tranquillo. Sembra che abbia preso la cosa con molta filosofia. No, io non lo credo. La sua angoscia lui se la tiene dentro. Io voglio distrarlo in modo che non pensi. Sofia, per favore! Una lettera per tua madre. E le chiedi perdono per quello che stai per fare. Lascia stare, Sofia. Una pistola. Miguel, cosa pensavi di fare? Lasciala. Dammela, Sofia. No, non ti permetterò di farlo. Adesso chiamerò tua madre e le racconterò tutto. No, non chiamarla, ti prego. E allora giurami che non lo farai. Non posso giurare niente. Miguel, è molto meglio che tu ti nasconda o che scappi. Andiamocene, Miguel, verrò insieme a te, non ti lascerò solo. Ti seguirò ovunque tu vada, partiamo. Partire insieme? Ma che stupidaggini stai dicendo? Hai capito benissimo. Io verrò con te. Sei impazzita, Sofia? Ti ho già detto che non voglio fuggire. E se lo facessi non ti porterei con me perché è troppo pericoloso. Adesso dammi la pistola. Se non vuoi fuggire, almeno impedirò che tu distrugga la tua vita. No, Miguel. Questo davvero non posso permetterlo. Che cosa fai, sveglia? Credevo che tu dormissi. Non ci riesco. Stavo pensando. No, cerca di non pensare. Tu hai bisogno di un po' di riposo. Immagina la reazione di Miguel se sapesse che mi sto occupando di Gerardo. Penserebbe che lo faccio perché lo amo. Sofia, tu non puoi impedirmelo. Invece lo farò perché voglio che tu ti convinca. Sei troppo ostinato. Sarebbe così facile fuggire. Potresti lasciare il paese. Io ti seguirò, Miguel.
Potremmo ricominciare una nuova vita in un altro posto. Vivendo come un delinquente. Con il terrore che da un momento all'altro la polizia mi arresti. Ci sono molti paesi nei quali non è concessa l'estradizione. Paesi sconosciuti e molto lontani. Sembri bene informata, Sofia. Non devi fraintendermi. La disperazione mi spinge a cercare una via d'uscita. Il tempo stringe, Miguel. Stiamo perdendo dei minuti preziosi. A ogni più piccolo rumore tremo di paura perché penso sia la polizia. Lasciami solo. Per pietà, Miguel. Abbi compassione di me. Non prolungare la mia agonia. Ma cosa vuoi che faccia? Mi hai tolto l'unica possibilità. Non è vero, Miguel. Ne resta una per salvare il tuo orgoglio. Non dare a Maria Fernanda il piacere di rubarti l'unica cosa che ti rimane. Lei ha distrutto le tue illusioni. La speranza di essere felice. La gioia di vivere ti ha strappato il cuore. Non permetterle di toglierti alla fine la cosa più preziosa che hai. La tua libertà. Non darle questo piacere. Miguel purtroppo non capirà mai quanto ti stai sacrificando per salvare lui. Così è la vita, Maria Fernanda. Sfortunatamente la mia non è molto allegra. Ciascuno di noi ha le proprie angosce. Non le hai solo tu. Cristina, tu soffri per Pedro, non è vero? No, no, non l'ho mai preso sul serio. E comunque te l'ho già detto. È meglio così. Se venisse a sapere del mio passato, sono sicura che mi disprezzerebbe. Perché non cerchi di riposare un poco? Intanto io mi occuperò di Gerardo. Ci ho provato, ma non ci riesco. Il dottore ha detto che questa mattina sarà decisiva. E voglio stargli vicino. In queste ore si compirà il destino di Miguel. Se Gerardo morisse, tu sai che cosa lo aspetterebbe. Ma tu cosa vuoi, Miguel? Che Maria Fernanda se la goda sapendoti rinchiuso in carcere solamente perché hai liberato il mondo da quel miserabile? Se ti resta un poco di dignità, non darle questa soddisfazione. Sofia. Non capisci che è proprio quello che vuole. A lei piacerebbe, ma tu saresti finito. Credi che ne valga la pena? Per favore, sta zitta. Non capisci che mi fai soltanto del male. Io dico solo quello che tu sai già. Ricordati che ti ha tradito con Gerardo e niente l'ha impedito di tornare accanto a lui. Brucerà dal desiderio di vendicarsi di te. Perché tu hai ucciso l'uomo che lei ama. L'uomo che lei ama. Devi reagire, Miguel. Se non te ne vai, Maria Fernanda sicuramente ti denuncerà e questo lo sai anche tu. E non devi pagare per un delitto che non hai commesso. È stato un incidente. No, 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 Maria Fernanda non ne sarebbe capace. Lei è astiosa, vendicativa. Sono certa che lo farà. Così potrà liberarsi di te. È una persona cattiva, assetata di vendetta. Già me la immagino. Starà piangendo sul cadavere di Gerardo, maledicendoti. Non mi avranno molto facilmente. Hai ragione tu. Dio ti ringrazio. Finalmente lo hai capito. Me ne andrò. Non avrai il piacere di vedermi in prigione. Sappia che sono fuggito. E vive nel terrore e nella paura che io possa tornare. Allora andiamocene. Non dobbiamo perdere neanche un minuto. E alla fine Gerardo ha scritto quel biglietto incolpando Miguel.
Ah, Cristina. Sono io la responsabile di tutto. Non ho saputo conquistare la sua fiducia. Ho peggiorato le cose con il mio stupido orgoglio. Per favore, non giudicarti così severamente. E come potrei non farlo? Ho nascosto i disegni di quel progetto di Miguel. Sono andata da Gerardo per cercare mio padre. Ho commesso un'imprudenza dopo l'altra. E così Sofia ne ha approfittato per seminare zizzania. È la sua cattiveria, non il tuo orgoglio, che ha provocato questa situazione. Non c'è alcun dubbio, è stata veramente abile. Ha raggiunto il suo scopo. È magnifico, Jacaranda. Da quando tu sei entrata nell'azienda, le vendite sono aumentate in modo considerevole. Stupendo. Ti senti bene? Sì, scusami. Non so che cosa mi abbia preso. Ah, non fa niente, siediti qui. È che ho avuto una brutta notte. Hai avuto dei dolori? No, per niente. E allora? Pensaci tu, per favore. Che cosa ti succede? Ho pensato molto a Gerardo. Io credo che... Ah, non ricominciare adesso. Hai promesso di non nominarlo. Dimenticati di lui. Mi chiedi una cosa impossibile, Elena. Gerardo è il padre di mio figlio. No, Sofia. Tu non puoi venire con me. Andrò da solo. Miguel. Se tu mi lasci qui... io mi ammazzo. Che stai dicendo, Sofia? Se tu esci da questa porta, la mia vita non avrà più alcun senso. Devi essere realista. Non ti serve a niente ripensare a Gerardo. Ti farebbe solo star male. Quell'irresponsabile non merita che tu lo pensi neanche per un minuto, sai? L'ho respinto. Sono stata molto dura con lui. Forse se mi fosse dimostrata più comprensiva... Per favore, Jacaranda. Quello che tu devi fare è dargli una bella lezione. Ignorarlo come lui ha fatto con te. Non ti ha mai considerata. È che io... E allora fa come vuoi. Se i miei argomenti non ti convincono... Allora... supplicalo di tornare con te. Devi portarmi, Miguel. Senza di te non posso vivere. Non posso restare a Tapiculapa in ansia per la tua vita. Angosciata dalla lontananza, senza sapere più niente di te, se sei vivo o morto. Sofia. Ti prego. Ascolta, Miguel. O mi porti con te, o mi ammazzo. Sofia. E va bene. Verrai con me. Rispondi tu. Pronto? Con chi parlo? È la... l'abitazione del signor San Luca. Pronto? Pronto? Chi parla, per favore? Gerardo è con un'altra donna.
sono sicura che è Maria Fernanda. Ma chi era? Non lo so. Era una voce di donna. È stata ad ascoltare per un po' e poi ha riattaccato. Tu credi che stia un po' meglio? È sempre uguale. Solo il medico ce lo può dire. Ho pregato tanto il Signore perché lo salvi. Anch'io l'ho fatto. Anche se forse non lo merita. Gerardo è un uomo molto cattivo. Maria Fernanda, non parlare così. Sto dicendo soltanto la verità, Cristina. Me ne ha fatte abbastanza per poterlo definire in questo modo. Ma forse è in punto di morte. E in un momento così bisogna perdonare e dimenticare. Sì, hai ragione. Devi scusarmi. Ma non posso dimenticare che tanto lui quanto Sofia hanno rovinato la mia vita e quella di Miguel. Ridammi la pistola. No. Potresti ripensarci. Vado a fare la valigia. Sta Aspetta. Lì. Mia madre non deve accorgersi di niente. Non devi preoccuparti. Non se ne accorgerà. Hai sentito, Cristina? Sì, si è svegliato. Sta dicendo qualcosa. Credi che voglia parlare? Forse, ma lascialo stare. Non deve affaticarsi. Va ad avvisare immediatamente il dottore e l'avvocato Salcedo. Di loro di venire. Sì, torno subito. Dio, fallo guarire. Fallo guarire. Sono io, Gerardo. Tu. Calmati, ti prego. Non agitarti. Io sto per morire. Per morire. Non parlare. Non parlare, Gerardo. Maria, ti fa molto male. Io morirò. Marina. No, Gerardo, tu stai già molto meglio. Il peggio è passato. È passato. Sì. E ti rimetterai molto presto, vedrai. Grazie per essere stata con me. Gerardo!